manifestazione di oggi ha un senso di ricordare un uomo e un militare nello stesso tempo, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale che è stato un simbolo e vive ancora nei nostri cuori, assassinato dalla mafia in Sicilia 37 anni fa. Noi a 37 anni di distanza lo ricordiamo, perché uomini come questo, uomini come il generale, si contano sulle punte delle dita. Un uomo che ha lottato da solo contro le organizzazioni criminali, contro la mafia, e per questo lasciato solo il 3 settembre del 1982 perse la vita. Bianchi ha voluto ricordarlo perché nel 2014 dall'allora amministrazione comunale Franco Villella, su suggerimento anche del colonnello dei carabinieri, colonnello comandante del gruppo di Cosenza, Francesco Ferace, si decise di intitolare questa piazza, questa targa che porta il suo nome. E allora ha questo senso, che se un comune ha ricorda un uomo che si è sacrificato per la patria, oggi doveva essere ricordato. E io ho questo onore, questo piacere, perché nel 2014 facevo parte di quell'amministrazione comunale, ero assessore alla cultura e di conseguenza fui felicissimo di partecipare alla manifestazione, che oggi ho voluto rinnovare per mandare un messaggio ai giovani, alle donne, agli uomini, a chi è impegnato nelle istituzioni, affinché il suo sacrificio non fosse vano, non fosse perduto. E noi, se a questi giovani mandiamo e ricordiamo sempre che si ci sacrifica perdendo la vita per il bene comune, credo che possa servire. E oggi sono convinto che ricordare Dalla Chiesa sia qualcosa di positivo, sia qualcosa di importante, che non si può dimenticare, che non si può dimenticare assolutamente, perché di tante cose si può fare a meno, ma non di un uomo che si è sacrificato per il paese. Perse la vita insieme alla moglie, insieme alla scorta. E beh, credo che la cosa più bella è onorare queste persone, ricordare anche la persona umana, dignitosa, che era impegnata a far sì che l'Italia fosse un paese libero. E col suo impegno, con la sua dedizione al dovere, ha permesso di tracciare quella strada che oggi le forze dell'ordine stanno percorrendo in un modo eccellente. E io ringrazio tutte le forze dell'ordine, i carabinieri in primis, per il lavoro che svolgono nella nostra Italia, nel nostro paese. Grazie.